Benvenuti in questo nuovo video, che sarà di nuovo un video particolarmente movimentato, ma stavolta non solo con trasloco e cose di casa, anche perché sto incominciando ad essere un po' stanca e sto sentendo la necessità di fare anche cose un pochino più diverse, per cui ieri, che era sabato, ho fatto trasloco insieme ad Andrea, mio padre, e altre persone che sono venute ad aiutarci. E poi oggi invece ho deciso di dedicarmi tutta la giornata a me stessa, soltanto per fare cose assolutamente piacevoli, perché non ne posso più di questo trasloco. Stamattina sono andata a fare una bellissima passeggiata con delle amiche e una di queste aveva anche dei cani, e è stata davvero una mattinata molto molto piacevole. Ci siamo divertiti davvero tantissimo, ci siamo rilassati, abbiamo passeggiato, ho scoperto luoghi nuovi proprio dietro casa che non conoscevo, e mi sono coccolata questo cagnolino che praticamente è andato a spasso con me. Ora invece sono diretta verso una destinazione molto molto bella, perlomeno per me, perché in questo periodo avrei voluto essere già nella casa nuova, avrei voluto già mettere su gli addobbi e l'albero, ma è un po' difficile, la situazione non è proprio delle migliori, non è come l'avevo immaginato, e quindi dobbiamo un attimo adattarci. Nel dire dobbiamo, mi riferisco a me stessa. Comunque sono diretta verso un campo, un luogo tipo giardino, orto, un posto molto bello che però non ho mai visto dal vivo, dove hanno allestito tipo villaggio del Natale, e nella serra si può fare anche la ghirlanda. Siccome la ghirlanda mi piace un sacco, soprattutto nel periodo natalizio, e la voglio proprio appendere sulla porta, quella dell'anno scorso l'ho acquistata finta, mentre quest'anno la voglio proprio naturale. E siccome non ho mai fatto questa esperienza di crearmi la mia ghirlanda, vado lì e mi faccio insegnare come funziona, come si fa la ghirlanda, e quindi sarà un pomeriggio all'insegna del Natale. Poi verso sera, finito con la ghirlanda, ho intenzione di andare a portare i primi decori e l'albero nella casa nuova, oppure andare a comprare qualche cosa di nuovo. Non ho ancora deciso cosa farò, però probabilmente porteremo i nuovi decori e cominceremo a fare l'albero insieme, per portare l'atmosfera almeno nella casa nuova. E quindi alla fine ho deciso di portare e fare l'albero là, e magari qualche altra piccola cosa la tengo nella casa vecchia, giusto per non passare questo Natale in modo molto triste, perché per me Natale deve essere bello, deve essere pieno di lucine, pieno di addobbi e tutte le cosine belle che ci piacciono in questo periodo natalizio. Detto questo, io mi concentro un attimo sulla strada e ci vediamo quando sarò arrivata al campo di Federica, perché il posto si chiama così. Eccoci arrivati, il posto già a prima vista è bellissimo, stupendo. Si entra praticamente direttamente dalla strada ed è comodissimo, perché i parcheggi sono subito qua fuori. Non sono tantissimi, però io l'ho trovato subito. Degli amici, potete già sentirli, ma eccoli qua. Ciao, allora come andiamo? Ma è stupendo questo posto, davvero stupendo per fare degli shooting di famiglia. Perfetto, c'è anche il carro.
Adesso che la vedo finita, penso che non la userò come ghirlanda, ma come centrotavola, perché è davvero bellissima. Magari con una candela qui al centro sarà davvero perfetta. Nel frattempo qui si è accesa la magia e la serra si è riempita di luci. Un posto davvero meraviglioso. Un posto davvero stupendo per passare un pomeriggio qui dentro durante le festività. Cercando di riprendermi perché sto morendo di freddo, mi sono congelata completamente, però ne è valsa la pena. Devo dire che mentre stavo facendo la ghirlanda non avevo tantissimo freddo, il freddo l'ho cominciato a sentire quando ho finito la ghirlanda e adesso sono un blocco di ghiaccio, ma è stato davvero un pomeriggio bellissimo. Mi serviva lavorare manualmente, però su una cosa più creativa, e infatti ho dato sfogo a tutta la mia creatività. Ho ricevuto un sacco di complimenti, tutti mi hanno detto che bella ghirlanda, e io sono felicissima anche perché era il mio primo tentativo. Nessuno mi ha dato delle dritte, in realtà arrivi lì, ti danno la tua base, poi scegli tra le piccole cosine che sono lì a disposizione, per cui in realtà già la materia prima è ottima perché sono tutte cose naturali, poi c'è anche qualche cosina un pochino più tipo carinerie varie che piacciono di più ai bambini, però lavorando con cose naturali e che comunque sono sui toni neutri e molto earthy non puoi sbagliare, e quindi sono davvero contentissima di questa ghirlanda. E ho fatto anche delle foto, tutte le persone che ci lavorano qui dentro sono molto carine e devo dire che è stata un'atmosfera molto molto piacevole, nonostante io sia venuta da sola perché mia sorella mi ha tirato un pacco, però vabbè, mi sono divertita lo stesso e mi sono fatta fare anche qualche foto e soprattutto ho condiviso con voi questa piccola esperienza che ci tenevo davvero tantissimo a fare. Ora torniamo subito a casa perché mi devo riscaldare e devo cenare. Infatti l'albero mi sa che slitta domani perché ormai non c'è troppo tempo a disposizione e forse stasera esco a cena con Andrea. Per cui per oggi basta così, ho fatto il pieno di Natale e ora posso andare avanti con la serata.